Validama, l'autonoleggio a partire da 5,90€ al giorno senza carta di credito. Info sedi alidama.it. Dopo l'appuntamento in caserma Guelfa, dove siamo stati veramente bene, con ospiti importanti, tra i quali il collega Bassotti, torniamo alla routine settimanale. Non è cambiato nulla e questo ennesimo, diciamo, disappunto contro il Chieti, e giustamente abbiamo adesso tutto questo, vabbè, Matese e tante altre cose, la Coppa Italia, però dalle parole del tecnico sicuramente qualcosa cambierà, perché questo organico non è consono a questo campionato. D'altronde le aspettative per il campionato della San Mettese erano ben altre, poi tra l'altro anche sottolineate dalle dichiarazioni del presidente Renzi, che aveva parlato di primo posto da raggiungere, altrimenti sarebbe stata una stagione fallimentare. Il pareggio di domenica scorsa con il Chieti ha acuito di più un po' il momento delicato che sta attraversando la squadra. E i numeri sono lì a dirla chiara, insomma, no? Il terzultimo posto in classifica, una delle peggiori difese, uno dei peggiori attacchi, quindi ovviamente se si vuole coltivare almeno qualche ambizione importante per questo campionato, è ovvio e scontato che, visto che siamo alle porte del mercato, si dovrà andare un po' al mercato di riparazione, cercare, credo forse, di rivoluzionare un po' la squadra con tutti gli annessi e connessi nel ritrovare ancora determinati equilibri, però magari cerca di provarle tutte la società rossoblu per raddrizzare la situazione. A differenza di un Porto d'Ascoli che domenica, giocando anche in casa della capolista, fino alla fine ha cercato di portare a casa almeno un punto, quindi gioca alla pari con squadre di un certo livello, a dimostrazione che il Porto d'Ascoli è stato solo attinto in formazione di persone importanti, lasciando l'organico che ha vinto il precedente campionato. Sì, sì, ma il Porto d'Ascoli ha meno pressioni, ha tutto da guadagnare in questo campionato e lo sta dimostrando disputando un ottimo torneo. Lo abbiamo sempre detto, hanno confermato gli over della passata stagione che hanno caratterizzato appunto la promozione in Serie D e sono stati bravi a trovare quegli under che funzionali a quello che è il contesto tattico del tecnico Ciampelli, per cui diciamo che il Porto d'Ascoli sta facendo bene, è stato anche sfortunato domenica scorsa a Roma perché poteva sicuramente meritava di cogliere un risultato positivo, tra l'altro un gol annullato secondo me in maniera ingiusta al Porto d'Ascoli, però io credo che Porto d'Ascoli farà sicuramente bene per tutta la stagione. Giustamente l'hai già detto tu, peggior attacco, peggiore difesa, la dimostrazione che forse questo, diciamo, mercato di preso fatto in 4-4-8 giustamente non è che si poteva pretendere, ma adesso, visto che dal 1° dicembre c'è questa possibilità, è normale che si può attingere a personaggi che potrebbero almeno dare un valore aggiunto a questa categoria. Era prevedibile che si trovassero delle difficoltà, in quanto va comunque sempre sottolineato che la Samp è partita in ritardo, in notevole ritardo, a metà settembre si è cominciato a fare la squadra, non c'è stata la preparazione, per cui insomma le difficoltà erano dietro l'angolo, poi non è semplice e facile trovare gli equilibri quando bisogna lavorare sempre in fretta, e ecco qui che sono venute fuori, è venuto fuori un inizio di stagione poco brillante. E ora, come dicevamo prima, si cerca di rimediare a quello che è stato fatto male e in fretta,
è presumibile che diversi saranno a cambiare, a lasciare San Benedetto, e altri che arriveranno. Grazie Luca, alla prossima settimana, in attesa che cambi qualcosa, diciamo in positivo. Grazie a voi.